tasca di questi qua di RFID, adesso non so se lo vedrete. Ci crediamo, lo vediamo, ci crediamo. È piccolissimo. Questo qua, vibrato alla sua frequenza, quando viene attivato, produce il fatto di microfono. Produce i famosi ronzini, questo qua. E questo è terrestre, non c'è bisogno di andare a cercare gli alieni per fare queste cose qua. Ecco, così lo vedete meglio. Ma ce ne vuole, eh? Pensate a quelli più piccoli quanto la capocchia di uno spillo, quanto è difficile vedere. Questi, praticamente questo qua è quello che si vede all'interno delle mani di quella radiografia che avete visto, sono le due mani con i due microchip inseriti. Questo è un RFID, si chiama transponder, trasponditore, ed è capace di una serie di cose inimmaginabili. Sembra fantascienza, ma non è così. Questo ce l'ho da 15 anni e non era fantascienza, già allora. Quindi i passi da gigante sono stati fatti per creare queste cose qua. È chiaro che non sempre sono avvenute queste cose, ci dovremmo necessariamente se potete spegnere, grazie. Ci dovremmo, come si dice, confrontare con delle tecnologie nostre. Allora, vediamo un po' se ritorniamo un attimo indietro. Ecco, questo era uno dei microchip della Digital Ranger proposti. Come vedete, si infila la stessa modina, il microchip è quella freccia che c'è lì. Andiamo a vedere un attimino il modus operandi, sia militare sia alieno, come vengono usate queste loro tecnologie di rapimento. Promettiamo due distinte attività di adozione. La prima, ovviamente, opera di apparati governativi che mascherano le loro vere sembianze agendo sul meccanismo falsi ricordi. È tutta una cosa di psicologia fine. Rapimenti ad opera di entità aliene, concluse e o addestrate anche dall'apparato militare. Abbiate pazienza perché qua sono andato tantissimo avanti. C'è stato un salto quantico nel mio PowerPoint. Devo riprendere. Se non vi faccio vedere l'immagine al contrario, come raccontare una barzelletta al contrario, cominciate a ridere, ma racconto al contrario. Avete pazienza, dato. Allora, eravamo rimasti qua. Perfetto. Allora, dicevo, abbiamo queste due distinte attività, una militare e una aliena militare, comunque, nelle cose. Nel primo caso, quella militare, sia che il rapimento è effettuato con tecniche psicotroniche, quindi con dispositivi artificiali, frutto dello sviluppo tecnologico raggiunto fino a questo momento, e constano di tre fasi. La prima è l'individuazione del soggetto, quindi il suo isolamento, no? Come quando vanno a beccare l'animale per mettergli il collare, eccetera, no? Narcosi con sistemi chimici o psicotronici, indirizzo di onde ELF, che sono le onde estremamente basse, verso zone mirate del corpo, come quella mappa del corpo che vi ho fatto vedere prima, del bersaglio umano. La terza fase viene con una manipolazione ipnotica avanzata per mezzo di sistemi elettronici, stavolta l'ho fregato, di sistemi elettronici, eccetera. Questa tecnica fu sviluppata dai nazisti. Inizialmente i nazisti svilupparono tutta questa tecnica, poi il loro know-how, come si dice modernamente, venne portato in America con l'operazione Paperclip. Non a caso gli americani sono venuti qua, non sono venuti certo per liberarci completamente dai nazisti, sono venuti perché probabilmente gli interessava anche qualcosa dei nazisti che si dovevano portare là, un bravo compreso. Quindi, trasportando invece l'ipotesi che la mutation sia fatta da gabini, secondo le prove di scontri, avremo un soggetto sul quale la tecnica di contatto iniziale per argomento si svolge in qualsiasi momento della giornata, ma proprio in qualsiasi, da e per ambienti diversi da quello che avviene, come si dice, con oggetti che materializzano e smaterializzano, quindi non c'entra niente con la tecnologia nostra. Ma questi sono proprio pochi casi di quelli veramente
in cui si verifica il rapimento alieno. L'operazione di impianto, se si tratta di impianto, perché nei rapimenti per scopo alieno ce ne sono pochi gli impianti presenti nel corpo dei rapiti, se si tratta di impianto viene fatta sullo stesso posto. Se non si può fare lì, viene portato il rapito all'interno di strutture sotterranee, strutture in volo, qualsiasi cosa. Poi si può definire questi operatori, quelli che operano su questi rapiti, come proprio dei medici, perché vengono fatti degli interventi in un certo modo, poi vedremo un attimo come si fa. In questo modo le cancellazioni dell'evento, cioè il trauma dell'evento, non viene fatto con prodotti chimici, quindi con fiale, con qualsiasi cosa, con punture eccetera, ma viene fatta per via telepatica, cioè io cancello il ricordo o lo faccio sopire in maniera telepatica. Questo per quanto riguarda gli alieni. E questo riguarda, come ho scritto, uno o due tipi di queste identità con scopi apparentemente non tanto buoni. Se andiamo a vedere come viene impiantato, come viene impiantata la sonda, viene impiantata in questo sistema qua. Viene infilata la sonda attraverso il naso, buca la parete nasale, va su fino a un posto che si chiama sella turgica, dove è depositata la ghiandola pituitaria. Si buca la sella turgica e si deposita l'impianto e poi si sfila. Ci sono molti che accusano sanguinamenti dal naso per questo motivo qua, perché come viene infilata e viene sfilata. Altri modi sono infilare gli oggetti nei padiglioni retroveicolari, come avete visto nelle radiografie, sono i posti più facili. E questa era più o meno una mappa tracciata di dove vanno a infilare questi impianti. Come vedete, vanno a infilare nei posti dove uno non è che si va a vedere molto. Naso, come ho detto, dietro buca, e gli orifizi nasali, tutto due per poi raggiungere la sella turgica e depositarlo con questa inclinazione qua. Vedete? Andiamo a vedere le razze. Di solito le razze che vengono coinvolte in questi rapimenti sono principalmente, come abbiamo visto, questi rettiloidi, che chiamano pure draconiani, sempre come ha detto la Lavinia, togliendo un attimo quello che dice Ike, David Ike, questi sono rapimenti effettuati da queste persone, da questi esseri, da queste entità che lavorano o da soli o in collusione con militari. Questo sempre quanto riferito dagli addotti in seduta di regressione cosciente. Dati che poi abbiamo scambiato con Malanga, con il professor Malanga, praticamente lui usa una tecnica che io un'altra, abbiamo gli stessi dati praticamente, con persone che fra di loro peraltro non si conoscono. Queste sono alcune delle entità, poi naturalmente ci sono i grigi, quelli grigi, gli alieni biondi, gli altri bianchi, eccetera. Questa è solo una parte, c'è una specie di, tra virgolette, bestiario, no? di queste razze. Ecco, qua ci sono i nordici, questi sono quelli ricostruiti in seguito al rapimento di Travis Walton. Infatti anche quel rapimento lì è atipico, perché all'interno di uno stesso ambiente lui ha trovato alieni grigi, biondi ed esseri tipo Bigfoot. Quindi ha trovato diverse razze che lavoravano tutti per lo stesso scopo. Queste sono delle altre descrizioni fatte dalla rapita Catherine Wilson in America. Lei prima ha visto questi esseri, poi questi altri. La classica ricostruzione dei grigi, questi sono i bianchi alti. Allora, se andiamo a ricostruire un attimino le razze, viene fuori questa mappatura qua. Ci sono quattro gruppi principali di alieni, secondo sempre queste nostre ricerche, soprattutto le mie. Due interagiscono con apparati governativi e governi ombra. Sono di questi due gruppi, fanno parte 57 razze. Clifford Stone, che è un ex sergente dell'esercito americano che ha avuto contatti con queste razze, perché da solo. Dalla parte costruiamo un impianto, no? Dall'altra non si fa sentire. Ok, mi sentite adesso?